casse, pompone le pompone le pompone le casse, pompone le pompone le pompone le casse, pompone 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 casse. Vibra dentro il ventre, la senti la cassa, botte nella testa con il basso che devasta. Questo è il suono che ti scassa l'impianto, nella dance floor fluo persino lo smalto. Guarda chi è che spinge più del solito, calo giù gli alcolici senza arrivare al vomito. Sgomito tra le altre, scuoto le masse, pompone le casse, pompone le casse, pompone le casse. Sclero di certo non poteva farsi mancare l'appuntamento annuale con i Magna Grecia Awards, nati dalla splendida idea del mio adorato Fabio Salvatore, che ogni anno si impegna per cercare, per trovare, scovare nel panorama della comunicazione italiana i talenti che si sono appunto distinti tra giornalisti, attori e veri e propri eroi. Anche quest'anno ci saranno tantissimi ospiti, tema centrale è l'amore, l'amore che spiega ogni cosa, come viene scritto e viene citato sul cartellone. Allora vi ripeto, tantissimi gli ospiti, tantissimi grandi nomi, i veri mostri del giornalismo italiano e tantissimi i degni rappresentanti del cinema italiano. Tante le sono state le mie parole, tante le mie curiosità, però ci sono ovviamente casi in cui le parole non servono davvero. Allora, non ho accanto, ma questa volta sono in braccio a Fabio Salvatore, organizzatore e creatore. C'era Vallese, io non c'era Vallese. Interviste a nessuno. Beh, non dire bugie, che mo mi ha detto che gli rilasciavi interviste, su. Ci, ma dove sei ci? Fammi è capire. A Milano, ci. Ormai Barbara. Lui. Barbara, va. Si è ricordato di me, Barbara. Adesso. Adesso si è ricordato. Ciao ragazzi, di me. Come va? Tutto bene? Va benissimo. A te come va? Alla grande? Sto sclerando in questa serata a modo di sclero. È uno sclero di quelli soliti, nostro, usuale, che noi facciamo. E noi dobbiamo sclerare in questo programma, perché io poi, capito, presa dal nervoso, dall'ansia di intervistare comunque nomi importanti, faccio gaff, papere, invece... Una cafona, perdonami. Ravallese, cambiatela, questa bisogna cambiarla assolutamente. Vediamo, va. Allora, quest'anno 14ª edizione, mica si scherza. Sto invecchiando. Vabbè, a parte quello, sei stata carina stavolta e non te l'ho detto. Barbara, te ce m'hanno. No, 14 anni belli, poi un'edizione molto particolare quella di quest'anno. Un'edizione molto proiettata sul sociale, sui messaggi di vita, sui valori che noi giovani abbiamo. La dobbiamo smettere di dire che giovani siamo finalmente uno che lo dice. E questa sera abbiamo tanto da dire, abbiamo tantissime cose, tantissime belle storie. Non so se avevi sentito già Chiara Mirante. Hai sentito Chiara Mirante? Sì, già sentito. E lei è la svolta. È la svolta degli ultimi, di quelli che sono considerati gli emarginati della nostra società. Noi siamo qui pronti a infiammare di gioia e di amore la vita di questi ragazzi. Quest'anno dedicata a una figura importantissima. Ma guarda, io dico sempre una figura, una delle persone a cavallo fra i due secoli più importante, che è il beato Giovanni Paolo II, che quest'anno ricorderemo e vivremo attraverso l'amore. L'amore come spiegazione di tutto. L'amore mi ha, come dice il nostro... manifesto, l'amore mi ha spiegato ogni cosa ed è questo che questa sera noi vogliamo raccontare e raccontarvi. Ce lo racconterai sicuramente benissimo, perché ovviamente questo evento ti esce sempre perfettamente. Io ti ringrazio anche perché adesso la mia gamba si è atrofizzata, se lei fa vedere il mio piede io sto per morire al momento. Non muova neanche il suo taccolino, per cortesia, c'è il rischio, c'è pericolo di Telebari, che io adoro e che dico ciao sclerando. Oh, meno male. Sclerando. Scleriamo insieme in realtà. Sono in compagnia di Carlo Calcagni, per me è un onore stasera, è uno dei premiati di questa 14ª edizione dei Magna Grecia Awards. Innanzitutto buonasera. Buonasera a voi.
E vorrei leggere ai nostri spettatori una delle motivazioni per cui lei è stato premiato. È Paladino della verità. Io sono assolutamente d'accordo con questa motivazione, però vorrei che sia lei a spiegare perché ai nostri telespettatori. Ma credo per la mia attività e la lotta soprattutto per il riconoscimento di un sacrosanto diritto di coloro che hanno servito con onore la patria nelle missioni internazionali di pace e che purtroppo hanno contratto gravissime patologie oppure hanno addirittura perso la vita. Dovute a che cosa queste patologie? Dovute all'uso indiscriminato dell'uranio impoverito, di bombe all'uranio impoverito. Noi non possiamo farle che un grossissimo in bocca al lupo e ringraziarla per tutto quello che sta facendo da parte ovviamente di tutti noi. Grazie mille. Grazie a voi e grazie a coloro che mi hanno ritenuto all'altezza di ricevere questo premio per me così importante. È tanto meritato. Grazie. C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora. E voglio il nome di chi si impegna fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi, che avete ancora sonno.